Il celebre exchange Binance fino ad oggi ha guadagnato più di 1 miliardo di dollari. Non 1 milione, ok? 1 miliardo, cioè 1.000 milioni di dollari. E non stiamo parlando del fatturato, cioè dei ricavi, ma proprio dei guadagni, dei profitti. Ma siamo sicuri che questa informazione sia vera? Qual è la fonte? La fonte è un certo Larry Chermak che ha condiviso su Twitter questo grafico, che però è stato retweetato dallo stesso CEO di Binance, cioè Changpeng Zhao, CZ, insomma. Vedete, ha fatto un calcolo dei profitti cumulativi di Binance, cioè fin da quando è nato. E per fare questa immagine, questo grafico che vedete parte da zero e poi supera il miliardo di dollari, perché queste sono cifre espresse in milioni, quindi vedete 1.000 milioni, ok? È partito da questi dati ufficiali di Binance. Vi metto ovviamente tutti i link in descrizione. Infatti, ogni volta che Binance guadagna, una parte dei suoi guadagni, una precisa percentuale, la usa per bruciare i propri token BNB, cioè Binance Coin. E ovviamente questo significa che andando a prendere tutti i Binance Coin che sono stati bruciati, e in particolare il loro valore in dollari americani, e andando a prendere la percentuale di profitti a cui corrisponde questo totale, quindi questo 36 milioni e 700 mila dollari, il calcolo al contrario, vedete questa progressione corrisponde a questa, viene fuori che sommando tutto, i profitti totali di Binance da inizio fino ad oggi, o meglio da quando sono iniziati i burn, cioè la bruciatura, cioè l'eliminazione dei token BNB fino ad oggi, è una stima che supera i 1.000 milioni. Quasi sicuramente questa cifra è superiore, questo è il minimo che è stimabile. Quindi stiamo parlando di un banalissimo calcolo matematico effettuato a partire da dati ufficiali di Binance. Ricordatevi tra l'altro che questi burn, queste bruciature, questa eliminazione di token BNB sono pubbliche perché sono fatte su blockchain, quindi è possibile andare effettivamente a verificare. Infatti CZ, cioè il CEO di Binance, ha condiviso quel tweet perché in realtà si tratta di stime corrette. Ricordatevi che Binance ha solo poco più di 2 anni, perché è nato praticamente a metà del 2017. Quindi in poco più di 2 anni è riuscito a superare in totale, ok, il miliardo di dollari di profitti. Ripeto il concetto, non sono milioni ma sono miliardi, e non sono ricavi, sono profitti. I ricavi saranno molti e molti di più, però come sappiamo quello che conta non sono i ricavi ma sono i profitti, cioè il guadagno, quello che veramente rimane in azienda. Ecco perché una parte di questi profitti li utilizzano per bruciare i token BNB, Binance Coin, andandoli a comprare sul mercato e spostandoli in un indirizzo dal quale non possono più essere mossi, quindi vengono praticamente eliminati dalla circolazione. Ma in realtà la cosa veramente importante e curiosa è proprio il fatto che una società così giovane, che fa fondamentalmente consente il trading di criptovalute e guadagna soprattutto con le commissioni sul trading, ogni volta che fate un'operazione su Binance c'è un costo, ok? Quella è la loro fonte di guadagno principale, siano riusciti a incamerare in così poco tempo, cioè in poco più di 2 anni, una cifra di guadagno effettivo così elevata. Solitamente le startup nei primi 3 5 anni non generano profitti. Binance non solo ha generato profitti, ma ne ha generati in quantità veramente immensa. Io non so sinceramente quante startup vere e proprie, cioè società che sono nate dal nulla nei primi 2 anni, hanno incamerato guadagni per una cifra superiore. Sinceramente, Google no, sono sicuro. Apple no, sono sicuro. Nemmeno Microsoft, nemmeno Facebook, nemmeno Amazon. Quindi qua stiamo parlando veramente di qualcosa di clamoroso.
E questo nonostante il 2018, cioè il secondo anno di esistenza di Binance, ci sia stato un mercato bearish, cioè un mercato orso, le criptovalute sono scese. In realtà gli exchange guadagnano sempre a prescindere dal prezzo, perché ogni operazione che fate ha una commissione che va a loro. Certo, guadagnano di più quando i volumi di scambio sono più elevati, e i volumi di scambio sono più elevati quando i prezzi salgono, mentre invece in genere quando i prezzi sono bassi, quando c'è un mercato orso, i volumi si riducono. Quindi sicuramente nel 2018 hanno guadagnato di meno, ma hanno guadagnato. In realtà nell'ultimo trimestre del 2019 che si è concluso hanno fatto registrare il secondo maggior trimestre per guadagni di tutta la loro storia, perché ovviamente il primo fu quando c'era la bolla speculativa. A dire il vero, secondo me anche altri exchange importanti, come ad esempio Coinbase, oppure BitMEX, insomma altri exchange che hanno grandi volumi in giro per il mondo, potrebbero avere guadagni, profitti assolutamente simili. Solo che in questo caso abbiamo un dato pubblico registrato su blockchain dal quale a ritroso possiamo stimare questi guadagni, mentre invece per Coinbase e per BitMEX non si può fare, quindi non sappiamo quale sia il loro reale guadagno, però io non mi stupirei se fosse simile. Certo, probabilmente Binance tra tutti gli exchange al mondo è quello che guadagna di più. Ci può stare questa ipotesi, non abbiamo la certezza, però potrebbe proprio essere così. Però comunque gli altri grandi exchange del mondo non è che avranno guadagnato tanto di meno, magari di meno, ma non molto di meno. Ora, se una singola attività in questo settore riesce a generare così tanti profitti, significa che questo è un settore assolutamente profittevole. E voglio aggiungere ancora una cosa: chiunque non abbia ancora capito che qua si sta facendo veramente sul serio, di fronte a questi dati dovrebbe ammettere che ha torto. Queste sono cose molto, molto serie, non sono giochini, non sono uno scherzo da nerd, non sono robetta, insomma, diciamo tecnologie destinate a avere un boom e poi a scomparire. Qua queste sono tecnologie che evidentemente sono destinate a rimanere e a consentire di generare molti profitti. Anche perché Binance non è l'unico caso di azienda profittevole in questo settore. Ovviamente, come sempre nei settori nati da poco e in crescita ci sono aziende profittevoli e aziende no. Magari addirittura, come spesso capita, la maggior parte delle startup non sono profittevoli. Però questo significa che c'è una specie di filtro, una barriera che farà sì che le startup non profittevoli chiuderanno e quelle magari poche profittevoli faranno il mercato. E questo è quello che sta succedendo. Quindi, come dico sempre io, occhio perché stiamo arrivando. Se poi doveste avere ancora dei dubbi o delle domande, ricordatevi che potete sempre scrivermi via email, perché via email io rispondo sempre a tutti. Un saluto, ciao!